Inter molto sfortunata a Madrid contro il Real e naufragio Atalanta contro il Liverpool. Finisce così questo martedì di Champions per le italiane, martedì nero, due sconfitte pesanti. L'Atalanta perde, ma la sconfitta comunque non è compromettente per l'Inter. Adesso invece le cose si mettono molto 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 male, perché adesso è difficilissimo anche solo sperare nel passaggio del turno, e anzi vi dirò, adesso è seriamente a rischio pure il terzo posto nel girone, che vuol dire Europa League. Adesso l'Inter rischia di uscire come quarta, quindi come fanalino di coda nel girone, veramente clamoroso. Anche perché oggi, dopo essere andata sotto in maniera anche abbastanza scioccante, era riuscita clamorosamente a pareggiare anche con il tiro ciabattato di Perisic. Però poi è arrivata la rete di Rodrigo a 10 alla fine, che ha permesso al Real di riportarsi comunque in una posizione favorevole per il passaggio del turno. Comunque Inter molto sfortunata, era partita molto molto male, anzi diciamo era partita meglio del Real, però poi c'è stata una fase intorno tra il decimo e il trentesimo in cui è andata molto molto male, e quella fase ha completamente ammazzato e sconvolto la partita dell'Inter, perché se poi anche l'Inter è riuscita a rimettere in pari la gara, comunque tutto ha condizionato la gara. Quei 20 minuti hanno cambiato la gara e anche questa Champions League per l'Inter, perché comunque poi l'Inter, ve lo ripeto, ha dovuto cambiare il suo modo di giocare anche in funzione del punteggio, che sicuramente non gli sorrideva in quegli istanti. Vi stavo dicendo, quindi Inter molto sfortunata, perché era riuscita a pareggiare e anzi era andata veramente ad un passo dal vantaggio, prima con Lautaro e poi anche con Perisic. Però ragazzi, il calcio è strano: gol mangiato di Lautaro e di Perisic, cambio di fronte, gol subito, segna Rodrigo e il Real vince questa gara che poteva veramente finire in qualsiasi modo con un pari o anche con una vittoria nerazzurra, perché veramente le occasioni Conte e i suoi ce le hanno avute. Conte no, i suoi però sì. Comunque l'ha sbloccata Benzema con un retropassaggio killer, suicida, pazzo, kamikaze di Hakimi, che si è scordato di giocare con l'Inter e pensava di avere ancora indosso la divisa dei Blancos. Retropassaggio sfruttato molto molto bene da Benzema, che salta Andanovic, conclude a porta vuota, poi segna pure Sergio Ramos di testa, calcio d'angolo, la spizza bene sul secondo palo. Qui finisce la fase nerissima, veramente dark, perché è più dark e non si può, buia dell'Inter. E esce fuori comunque l'Inter, gioca bene, segna anche con Lautaro un bellissimo gol, ragazzi, bellissimo il tacco di Barella, bello anche il tiro di Lautaro, che riesce a calciare bene, angolato preciso, nonostante la marcatura pressante, comunque decisa, presente di Varane. Nel secondo tempo l'Inter gioca molto 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 meglio del Real, riesce comunque anche a rendersi molto pericolosa, però non riesce a segnare fino a quando Perisic non fa 2-2. Perisic fa 2-2, passaggio di Lautaro, Perisic protegge il pallone e poi tira col sinistro, tira un po' così, un po' sporco, rimbalzi, contro rimbalzi, però alla fine va all'angolino. Courtois non si allunga, non fa niente e il tiro termina in porta. Quindi gol dell'Inter che clamorosamente riapre completamente, ancora di più, una gara che comunque dal 35esimo era ampiamente riaperta. Però poi ragazzi, ve lo ripeto, si mette in gioco Rodrigo, anzi si mette in proprio, scusate il gioco di parole, Vinicius, che dalla sinistra la mette in mezzo, taglia completamente il suo pallone, il suo cross, comunque la difesa dell'Inter, le linee dell'Inter, la raccoglie dall'altra parte Rodrigo, che calcia sotto la traversa, 3-2 Real, e per l'Inter le cose si complicano veramente tanto. Mentre l'Atalanta ha assistito ad una fiera del gol targata a Liverpool, hanno segnato tutti, ha segnato Diego Jota, che sta segnando sempre, sta diventando lui l'uomo in più del Liverpool. Oggi tripletta, tripletta, due gol che hanno assistito l'Atalanta nel primo tempo, e poi anche il gol che ha sigillato completamente la gara, e poi ha segnato pure Salah e ha segnato pure Mané. Comunque 2-0 fino al primo tempo con la doppietta di Jota, ex Wolverhampton, e nel secondo tempo poi le reti attaccate in 9 minuti, comunque in 10 minuti al massimo, considerando tutto, di Salah, Mané e ancora Jota, hanno completamente sigillato la gara e hanno dato una botta morale clamorosa, pazzesca, all'Atalanta, che non si è più ripresa. Anche se l'Atalanta non ha giocato bene per niente, il Liverpool ha strameritato, però l'Atalanta un gol, un golletto, il gol della bandiera, secondo me lo avrebbe meritato. Zapata ha preso due legni, un incrocio di pali bellissimo nel secondo tempo, tiro dal vertice alto di sinistra
della sua sinistra, comunque a vertice alto della destra sulla carta, dell'area di rigore, e calcio sul secondo palo, prende l'incrocio dei pali e poi nel primo tempo aveva preso un'altra traversa e dopo una deviazione di Alexander-Arnold. Quindi l'Atalanta avrebbe meritato un golletto, però comunque Liverpool oggi ha veramente dettato legge a Bergamo, ha dato comunque una lezione di calcio non all'Atalanta, ma a tutti noi che abbiamo guardato la partita, perché comunque oggi Liverpool ha giocato veramente molto molto bene. Martedì quindi nero, dark, buio, non so, black per le italiane che perdono. L'Atalanta può e deve farcela. Per l'Inter le cose invece si complicano veramente, ma veramente tanto. Il video è finito, vi ringrazio per averlo visto, vi ricordo che sarei molto 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 contento se lasciaste un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Ciao a tutti, buonanotte!